Noi abbiamo finito, voglio ricordarlo, stamattina alle 19:15, alle 7:15 il Consiglio Comunale, abbiamo approvato il bilancio, questa è una notizia molto importante per la città, perché in un momento difficile il Consiglio Comunale si è compattato, la maggioranza, addirittura il voto favorevole di Sello, un comportamento responsabile dell'opposizione. Io vado avanti, non mi fermo, fino alle elezioni del 2016, vediamo poi quello che accade. L'ho detto anche in Consiglio Comunale, qualora ci dovesse essere per un periodo limitato una sospensione formale, è solo formale, anzi starò ancora di più tra la gente, come in campagna elettorale dicevo adotta un astenuto, qua proverò ad adottare un deluso e far capire quanto è difficile amministrare la città e quanti ostacoli stiamo avendo da quando stiamo cercando di cambiare Napoli. Si è sentito con Raffaele Cantone che ieri ha detto mi dispiace per il mio amico Luigi però non condivido alcune sue affermazioni. Ci siamo scambiati 6 messaggi, lui col suo stile e col mio stile, in amicizia, in condivisione di analisi e di obiettivi, sa, sono storie diverse, chi vive sulla pelle ingiustizie da anni non può mantenere sempre il profilo di Raffaele, molti magistrati al posto mio farebbero la stessa cosa e per quello che ho subito ho detto a Raffaele i toni sono stati fino anche morbidi, quindi noi andiamo avanti con un profilo di rispetto per le istituzioni e la consapevolezza che per fortuna la magistratura è molto diversa da quella che ha scritto quella pagina inaccettabile di Roma e quindi Raffaele fa bene a pungolarmi e come dire invitarmi a non perdere la fiducia nelle istituzioni. Io non la perdo perché so che ci sono donne e uomini che fanno onore alla magistratura e alle istituzioni, così come loro devono capire che c'è gente che sta in prima linea da tanti anni, che rischia sulla propria pelle e non sta solo dietro a un computer a esprimere opinioni e considerazioni. Sindaco, a proposito di magistratura, ieri l'ANM ha usato parole dure rispondendo alle sue. Parole dure le mie, parole dure la NM. Io sono un uomo delle istituzioni ferito, a cui è stata strappata la toga del PM per aver fatto il suo lavoro. Oggi, a distanza di 7 anni, per aver fatto un'indagine doverosa, vengo condannato per un'assurdità, per aver acquisito utenze di parlamentari senza sapere che erano di parlamentari. Un paese che va alla rovescia, gli accusatori diventano accusati e gli accusati accusatori. Invito la NM a difendere la magistratura come sa fare, ma anche andare a scandagliare se per caso non cominciano a esserci troppi errori nella magistratura. Fa bene anche alla NM saper riconoscere gli errori di alcuni magistrati, altrimenti diventa corporativismo fine a se stesso e così il paese non avanza e si rischia di perdere la fiducia invece in un'istituzione molto seria come la magistratura. Ultima cosa, se ci sono state frasi, commenti in questi giorni che le hanno fatto più male e qualche frase di qualcuno che le ha fatto più piacere. Allora, questo attacco concentrico dei poteri, dei partiti e delle strutture forti mi ha molto incoraggiato. Oggi in Consiglio Comunale ho ringraziato Obama e Putin che insieme al Santo Padre e il comandante della NATO sono gli unici che non sono intervenuti su questa vicenda, tutti a chiedere che il sindaco cominciasse a fare solo vita privata e si ritirasse la vita pubblica, così come quando facevo il magistrato e ho avuto il primato di avere il maggior numero di interrogazioni parlamentari e capivo che stavo sulla strada giusta. Oggi se vedo un attacco così duro e violento vuol dire che tutto sommato con i nostri errori e con i nostri limiti stiamo facendo bene. Il grande piacere l'ho avuto dalle mail, dalle lettere, dagli sms di tanti napoletani e italiani senza potere che mi hanno dato una forza enorme. Molto belle le parole di Henry De Luca, insomma le persone semplici, le persone che sanno guardare anche un po' oltre la superficie e poi alcuni amici magistrati che insomma mi hanno detto e scritto delle belle cose che ovviamente giustamente non le possono dire in pubblico ma che a me servono perché io ho bisogno di un sostegno, perché poi come diceva Pasolini autonomia, indipendenza e libertà sono un elemento di forza ma anche un elemento di debolezza se si rimane isolati, se uno rimane solo poi rischia tanto, quindi sto sentendo affetto, io vado avanti, sono una persona che non si piega e continuerò a perseguire la giustizia, i miei valori e i miei ideali come ho sempre fatto nella mia vita. Ha sentito il Presidente della Regione? Devo dire che Stefano Caldoro mi ha chiamato, poi io non potevo rispondere perché tra Consiglio Comunale e fibrillazioni vale, poi mi ha scritto un messaggio al quale io ho risposto, voleva sapere come mi sentivo, voleva esprimere la sua vicinanza, l'ho ringraziato del pensiero e quindi è stato uno scambio cordiale di sms. Grazie. Sindaco, chi dice che in Consiglio questo isolamento politico lo siete un po' cercato, che cosa risponde? L'ho spiegato in Consiglio Comunale, se si intende per isolamento, un isolamento dai poteri forti, dai poteri criminali, da un sistema, è un isolamento
fatto, come dire, che confermiamo. Invece non riteniamo di essere isolati e anche nei rapporti con le istituzioni vorrei ricordare che noi abbiamo creato un tessuto di rapporti, di relazioni molto forti. Faccio solo un caso per citarne uno dei tanti, Napolitano. Voi tutti ricordate come fu durissimo lo scontro tra me e Napolitano quando ero magistrato. Io ho sempre considerato che Napolitano ha sbagliato e anche gravemente in quella vicenda. Appena sono diventato sindaco non ho avuto difficoltà a mettere da parte la mia sofferenza personale e instaurare rapporti istituzionali anche corretti col Presidente della Repubblica e con le istituzioni. Io sono uomo delle istituzioni, ma sono anche uomo libero, e gli uomini liberi quando le istituzioni fanno schifezze le devono dire.